in collaborazione con Madonna di Campiglio, Valsugana. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi invernali che parlano di mari, di montagna, sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali e ora anche sul nostro canale Sportador.tv, sulle più importanti smart TV europee di ultima generazione. In questa puntata parliamo dei giochi mondiali master invernali del 2024, un evento importante che si tiene in Lombardia e in Trentino, da Madesimo sino a Pellizzano, passando per tutte le valli importanti della Valtellina, da Madesimo, Chiavenna, Chiesa Valmalenco, Sondrio, L'Aprica, Bormio, Pontinino Tonale, Vermiglio e Pellizzano, un evento presentato nel Palazzo della Regione Lombardia, presente tanti personaggi importanti come il Ministro del Turismo Garavaglia, il Presidente della Regione Lombardia Fontana, che andiamo a sentire, poi tanti organizzatori, tanti amici di Sportador.tv come il direttore di questi giochi, Alessandro Montinella, parte sportiva di Sandro Vanoi, la mitica Manuela Di Centa, San Fratello, il segretario dello sport di ghiaccio, Flavio Roda, il presidente della Federazione Italiana Sport Invernale. Insomma, tutto il mondo dello sport invernale era presente a questo evento e sarà presente anche in futuro, perché dopo il 2024, questi mondiali master, ci saranno le Olimpiadi nel 2026 Milano Cortina e le Olimpiadi invernali nel 2028. Quindi si preannuncia una grande stagione invernale per il turismo e lo sport in montagna. Vediamo quindi il resoconto completo di questa giornata qui da Milano, Palazzo della Regione Lombardia, con i grandi personaggi per lanciare i mondiali master. L'abbinamento sport e turismo è potentissimo e noi abbiamo bisogno di sviluppare questo settore ulteriormente, nonostante stia andando molto bene, e soprattutto in montagna, che sappiamo essere particolarmente fragile, ha bisogno di grandi eventi per promuoversi. Questo dei Master Games, che anticipano le Olimpiadi, sono sicuramente una grande occasione per la Lombardia, un po' anche per prepararsi al grande evento olimpico e poi per tutti i territori che così vengono coinvolti. È una delle strategie che noi stiamo perseguendo, attraverso i grandi eventi, promuovere il territorio, promuovere il turismo, migliorare l'attrattività dei nostri territori, perché ho detto che tramite la legge 9, tramite la legge sulle aree interne, stiamo anche cercando di riqualificare zone che magari erano state un po' abbandonate, che avevano perso un po' quella attrattività che avevano anni fa. Credo che sia importante, credo che sia bello, perché i nostri territori sono talmente belli che è giusto vengano più conosciuti e più sfruttati. Sui Master Game voglio appunto aggiungere, come ho detto poco fa, che oltre ad essere una grande manifestazione sportiva è anche una grande festa, perché a queste manifestazioni partecipano le famiglie degli atleti, gli amici, per cui si muove una quantità di persone incredibile, e anche gli atleti, oltre alle gare, si occupano di fare del turismo, di girare, di visitare, per cui è una bellissima cosa. Bellissime le parole del presidente Fontana e del ministro Garavaglia, ma l'anima di questo Winter World Master Games è Alessandro Montinelli, direttore generale. Alessandro, un grande risultato, sei l'anima di Pontinino Tonale, sei l'anima dello Aldamello Ski Ride, sei un grande appassionato di sport estivi ed acquatici, ma veramente complimenti per questa tua investitura di essere il direttore generale di questi Winter World, i campionati mondiali Master. Sì, sono sempre io, sono il Motti, in questa nuova veste. L'anima, ma la fiaccola direi, insieme a tanti altri, perché la squadra è veramente partita da Roma, arrivata a Ponte di Legno, ma non solo, perché come avete sentito sono ben 9 i comuni interessati, dalla Valtellina con Bormio, Chiesa, Valmalenco, Sondrio, Madesimo, Aprica, poi saliamo invece in Valcamonica con Ponte di Legno, scendiamo in Val di Sole
con Vermiglio e Pellizzano. 14 discipline, un impegno nuovo per noi perché è un evento multisport, un evento mondiale. Pensate che a Innsbruck nel 2020 ben 3.600 iscritti da 53 paesi, tutti dai 30 ai 90 anni, quindi uno spirito veramente incredibile. È importante vincere, ma ancora più importante divertirsi. Quindi un evento improntato sul turismo e una grande potenzialità per tutti i nostri territori, per la nostra montagna, per farci conoscere a un pubblico nuovo, un pubblico internazionale. Una montagna che ha vissuto una grande estate, lo possiamo dire. Un'estate record dovuta anche a un po' quello che è il problema della nostra terra, quindi al riscaldamento globale, quindi tutti scappano in montagna e almeno per adesso ci godiamo questo buon momento della montagna estiva, quindi tanta gente sta riscoprendo le passeggiate e tutte le attività che si possono fare in montagna. E soprattutto questi mondiali master sono un dolce anticipo di quello che saranno i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 e i Giochi Olimpici Giovanili 2028. Sì, è un percorso che la Lombardia ha voluto iniziare con noi nel 2024, proseguire nel 2026 con le Olimpiadi. Nel 2027 ci saranno i Master Games estivi europei, grandissimo evento che coinvolgerà Varese come Lecco, e poi nel 2028, novità di oggi, le Olimpiadi giovanili, e lì speriamo di giocarci la nostra carta vincente. E l'Estro Italiana ha fatto questo logo unico, la fiamma olimpica con le montagne italiane. Sì, oggi devo dire sono molto contento perché in campo c'erano i giovani per fare promozione a un evento, diciamo, per i più maturi. Avevamo lo IED che ha creato questo bellissimo logo. Lo IED è un'eccellenza lombarda, Istituto Europeo di Design, e a fianco allo IED la grandissima scuola alberghiera di Ponte di Legno con i suoi ragazzi che ci ha preparato un aperitivo spettacolare. Parliamo del 2024, ma facciamo una piccola parentesi di quello che sarà la stagione 2022-2023. Coppa del Mondo di sci alpinismo, Coppa Europa Ponte di Legno e la D'Amello Ski Ride. Non manca niente a Ponte di Legno quest'anno. Lì batte il cuore, ovviamente lo sci alpinismo è il nostro sport, la D'Amello Ski Ride sta diventando la nostra vita e quest'anno sarà campionato del mondo long distance, quindi ancora di più abbiamo alzato il livello per iniziare bene la stagione. In dicembre, il 16 e il 18 di dicembre, avremo la Coppa del Mondo sprint e individual. Lo sprint si svolge a Ponte di Legno in notturna e veramente aspettiamo tanta gente a tifare dei grandissimi atleti. Sindaco, un grande evento, i Mondiali Master 2024 per Ponte di Legno. Sì, un grande evento, fortemente voluto dal Ministro del Turismo, fortemente voluto anche dalla Regione, che ci hanno supportato da tutti i punti di vista e non meno da quello economico, perché i costi per sostenere questo tipo di eventi sono davvero molto alti. Una grande opportunità per i territori di montagna come il nostro e per gli altri comuni che fanno parte della Fondazione, che io ho l'onore e il piacere di poter rappresentare, perché sono stato nominato Presidente della Fondazione. Un evento che sarà un'opportunità per far crescere, per avere dei grandi benefici per i nostri territori dal punto di vista, diciamo, delle presenze sul territorio, perché sono previsti oltre 3.500 atleti con accompagnatori, un evento importante, quindi con tante persone e un indotto quindi economico davvero enorme. Ma oltre a questo, forse la parte ancora più rilevante per noi è quella di avere l'opportunità di promuovere i nostri territori, di farlo a 360 gradi, di farlo già da subito per tutto il periodo che ci avvicinerà a questo evento, quindi per questo anno e mezzo, ma anche successivamente, e quindi poter promuovere tutte le bellezze e le eccellenze del territorio di montagna che noi rappresentiamo. Una montagna che ha vissuto una grande estate, lo possiamo dire, col caldo in pianura, con una stagione veramente torrida e calda, la montagna ha dato benefici e sappiamo che sono stati numeri stupendi anche per Ponte di Legno. Sì, esattamente, è stata un'estate davvero straordinaria per quanto riguarda le presenze sul territorio, molto meglio di ogni più rosea aspettativa. Se il mese d'agosto ha registrato il tutto esaurito, ma come ci aspettavamo, come del resto avveniva anche negli anni precedenti, quest'anno invece abbiamo visto un forte aumento delle presenze nei mesi di luglio e anche nei mesi di settembre, e questo quindi è davvero un risultato eccellente, anche perché ci permette poi di riprendere qualcosina che abbiamo perso durante i mesi e gli anni legati alla pandemia.
Ecco, possiamo dire che la montagna ormai non vive tutto l'anno, 12 mesi è un po' troppo, ma possiamo dire 8, 9 e anche 10 mesi, perché si parte a novembre con lo sci, si finisce a fine aprile, poi si riparte subito a maggio e si va avanti sino a ottobre con le vacanze outdoor, le camminate, voi con il vostro bellissimo ghiacciaio, con le vostre Adamello, con le montagne più belle, lo possiamo dire, delle Alpi, l'Ortre, la Cevedale, la Presanella, insomma montagne storiche. Per chi ha vissuto, chi ha avuto dei parenti che hanno fatto la prima guerra mondiale, sicuramente Ponte di Legno è al centro di questo tipo di turismo. Sì, verissimo. Diciamo, le temperature, i cambiamenti climatici ci stanno aiutando nell'allungare la stagione estiva. Il ghiacciaio del Presena, che è uno dei nostri fiori all'occhiello, ci permette di allungare la stagione invernale sia in anticipo che poi nei mesi di maggio per gli atleti e per chi fa le gare. E poi il nostro vero progetto che ci permetterà di stagionalizzare, di allungare la stagione, è quello delle terme che stiamo portando avanti, che riusciremo a inaugurare nel giro di un paio d'anni, che ci permetterà di portare delle persone e delle presenze anche nei periodi di fuori stagione nel nostro territorio. La stagione invernale è ancora presto per parlare, ma voi siete pronti? Beh, noi siamo prontissimi, quest'anno speriamo che venga anche la neve, che l'anno scorso purtroppo è mancata. Paolo Lorati, un grande nome nel mondo della neve, dalla famiglia. Il papà Lorati era il selezionatore dei maestri di sci, era l'angoscia di tutti quelli che colorano andare al maestro di sci, anche per il sottoscritto e per tanti amici. Sei un grande campione, maestro di sci, istruttore nazionale, ora sei responsabile dei Master, un grande evento. Una grande soddisfazione a Ponte di Legno per la tua città e per il tuo territorio portare questo evento, diciamo, in Val Camonica. Beh, una soddisfazione perché sono un master ormai da tanti anni, ho partecipato a tanti mondiali, ho vinto parecchie medaglie. Una grossa soddisfazione perché Ponte di Legno se lo merita tutta la Lombardia, ma io da campanilista sono contentissimo che ci sia la mia stazione. Da quest'anno sei anche responsabile master a livello nazionale, possiamo dire che i master di oggi sono gli eroi della Valanga Azzurra degli anni 70, sono passati 50 anni, anche 60, però la voglia di sciare c'è sempre e di non mollare mai, è veramente ancora presente. I master di oggi sono gli atleti di una volta e sono gli atleti del momento, i vecchietti, quelli che sciano per la passione e fanno lo sport per la passione. Responsabile dello sport dei mondiali master è un grande uomo di sport, Sandro Vanoi, segretario della Federazione Italiana Sci Nautico, grande CT dello sci di fondo dal 76 fino a non so quando, grandi medaglie 2006, quindi hai visto vincere tutte le medaglie dagli azzurri, ora gestisci lo sci di fondo, lo sport in questi mondiali, una grande personalità, un grande ruolo, Sandro, complimenti. Sì, diciamo che questa operazione che l'avete vista sotto la forma del turismo, io la vedo un po' di più sotto la forma dello sport e quindi la scelta di queste località è stata determinata prima dalla capacità di organizzare le gare. Partiamo da Madesimo ha già organizzato le Olimpiadi di curling dei sordi, poi scendiamo a Chiavenna ha una tradizione, una cultura dell'hockey storica, di conseguenza farà questa gara qua. Chiesa Valmalenco ha una tradizione importante nel snowboard e quindi ha lo snowboard e per la prima volta in assoluto abbiamo la pista lunga sul ghiaccio e qui non abbiamo nessuno croavo. Per questo motivo ci avvaliamo della collaborazione tecnico-organizzativa della Federazione Ghiaccio. A Chiesa Valmalenco ci sarà anche l'orienteering fatto attraverso lo sci di fondo, che come sapete l'orienteering è nato con lo sci di fondo e poi si è trasformato anche nella mountain bike e nella corsa. Da Chiesa scendiamo e andiamo a Bormio, dove abbiamo lo short track, che tutti sapete è un centro federale, tutti gli atleti che hanno vinto, quindi hanno una capacità organizzativa fortissima, e il figure skating, che è una novità ma è il cuore della disciplina per quanto riguarda il ghiaccio. Scendiamo a Sondrio, si farà la cerimonia d'apertura molto importante, saliamo al Passo della Prica dove avremo le prove veloci dello sci alpino, quindi il Super G maschile e femminile e una prova notturna dello sci alpinismo sulla pista illuminata. Ponte di Legno avrà le prove tecniche dello sci alpino, quindi gigante e speciale, ci sarà un'esibizione dello snow polo, che l'avete sentito è una disciplina che vorrebbe entrare nel circuito olimpico invernale,
e lo snow running, che è la corsa sulla neve in salita con non con le ciaspole ma con le scarpe da ginnastica. Poi saliamo al Passo del Tonale, dove troviamo lo sci alpinismo. Hanno una grande tradizione e cultura di organizzazione gare per quanto riguarda lo sci alpinismo. Scendiamo a Vermiglio, dove avremo tutte le prove nordiche, fondo, salto e combinata, e useremo i trampolini di Pellizzano per quanto riguarda la parte del salto speciale e la parte della combinata nordica del salto. Queste sono 12 discipline che sono come quelle olimpiche, più abbiamo le tre discipline aggiunte, che è lo snowboard, lo snow running e l'orienteering, che aumentano il potenziale di queste gare. Direi che da un punto di vista tecnico siamo tranquilli, perché tutte queste località hanno sicuramente una grande esperienza nell'organizzazione. Un mito dello sci, la Manuela Di Centa, che è consigliere del ministro. È un mito della sci, una foto in diretta. Se è un mito dello sci, ora c'è un bel ruolo come consulente del ministro per il turismo e per quanto riguarda la sportiva, e ora si annunciano tre grandi eventi per l'Italia a livello turistico e sportivo: i Giochi Olimpici, Milano Cortina, i Giovanili 2028, Olimpiadi, e adesso questi Winter e Mondiali Master 2024. Sì. Tanta roba. E come mi è piaciuto dire, il ministro mi ha chiesto: c'è da lavorare? Io ho detto: sono pronta. E il ministro voleva una strategia, lui ha creduto fin dall'inizio questo binomio turismo legato allo sport, che finora in maniera più organizzata, in maniera proprio ben organizzata, non c'è mai stato l'unione e la sinergia di questi due forti elementi anche economici, no? E da questa base io sono partita, e la strategia che abbiamo messo in piedi è quella di vedere a 360 gradi quello che è lo sport, quindi uno sport che va dall'altissimo agonismo, quindi le Olimpiadi giovanili, che sono in working, cioè sono mattoni già messi, ma c'è ancora tanta strada da fare. E ci sono, vabbè, le Olimpiadi erano già in casa, 2026, ci sono work in progress, ma arrivano, speriamo a breve, i master europei, 8.000 persone in regione Lombardia, tre città, Varese, Como e Lecco. E poi quello che abbiamo presentato oggi, che è già in casa, la strategia sui master, che si identifica oggi con la presentazione della fiamma, la prima fiamma che arde, questi master in versione invernale per il 2024, che saranno i primi che sui territori vanno proprio a cadere sui vari, e sottolineo, piccoli comuni delle comunità montane. Mondiali Master che racchiudono la Valtellina, tante valli, il Trentino, no? Veramente tanti bei territori. Racchiudono 5 valli, inclusa anche una parte del Trentino, perché la sinergia e il lavoro di squadra ha voluto che il trampolino, per esempio, andassimo in regione provincia trentina, con Pellizzano, che sta ultimando questo trampolino, che ci consentirà di avere una candidatura per i master molto compatta, quindi molto vicino tutta alla Lombardia. È un lavoro di squadra, soprattutto perché si sono messe vicino delle realtà di montagna, che molto spesso molte valli nel passato avevano difficoltà anche a comunicare tra loro, e invece il grande lavoro è stato quello che adesso è una squadra, ne fanno parte tutti, ed è un lavoro che alla fine si arricchisce, perché uno arricchisce l'altro. Ma poi la cosa che è stata una cosa bella da poterci lavorare sopra, il fatto che possiamo dire che da governo centrale, con il ministro Garavaglia, siamo riusciti con la filiera ad arrivare ai piccoli comuni, e in particolare quelli montani. Abbiamo portato sui territori montani in realtà di organizzazione di evento, che poi si traducono in economia che cadrà sui territori, economia che riuscirà a dare energie vitali a le genti, alle famiglie, agli imprenditori, a chi vive in montagna. Questo è importantissimo, non solo chi vive in montagna chiaramente, ma in particolare a queste piccole realtà che abbiamo incluso, come per esempio Chiavenna, Madesimo, Vermiglio, Pellizzano, la bellissima Aprica, Chiesa Malenco, il ghiaccio lassù, Ponte di Legno Tonale, cioè Bormio chiaramente, ma Bormio è conosciutissima, però magari altri meno, ecco, insieme per una squadra particolare.
tutti questi atleti sono over 35 per noi. Io ho promesso che dopo i 70 anni torno in gara, quindi mi preparo per i Master 2027. Non lo so quando, però ecco. Sono 63. Questo è un mondo di persone. Sono 63. Quindi... Sono 63, prossimo anno 60 anni. È un mondo di persone che attraverso lo sport interpretano la loro vita, perché vogliono stare bene, vogliono viaggiare, vogliono mangiare bene, vogliono conoscere e vogliono fare sport. Quindi è il mondo dei master, appunto, che interpretano lo sport in questo modo. C'è la competizione, certo che c'è, però è una competizione dell'enjoy, cioè del divertimento. E questo fa sì che questi master siano legatissimi a doppio filo a quello che è un concetto turistico. Presidente Roda, un grande evento, Olimpiadi 2026, Olimpiadi Giovanili 2028 e i Master Games, gli anziani nel 2024. Si preannuncia un grande periodo per lo sport invernale in Italia e lei è il Presidente della Federazione. Quello certamente, non chiamarli anziani, chiamali master, perché altrimenti ti fai qualche nemico. Ti fai qualche nemico, no? Questo è un grande evento, a parte i numeri, che sono dei numeri veramente che ti colpiscono, perché 3.500 concorrenti sono tanta roba e quindi sicuramente sarà un grande indotto anche per il territorio. Quindi qui c'è lo sport, c'è il turismo, ma c'è poi un indotto finale. Poi i grandi eventi che hai detto tu, sicuramente le Olimpiadi, ma anche quello che sono le Olimpiadi giovanili, anche quello è un grande percorso, importante, quindi direi che Lombardia al centro degli sport invernali. Direi soprattutto poi i master sono i discendenti della Valanga Azzurra degli anni 70, più o meno il periodo è quello, quindi è una tradizione che continua. Valanga Azzurra negli anni 70, speriamo anche negli anni 2024, 26, 28. È vero, in effetti quelli... Sono tutti master quelli della Valanga Azzurra, quindi tutti potrebbero competere qua a queste gare. Ma io penso che sia importante questo messaggio anche che ha dato il Ministro oggi. Ha dato un messaggio importantissimo, il turismo che cerca di creare veramente sport è indotto sulla montagna. E poi ha fatto un accenno importante su quello che la neve programmata, la neve artificiale chiamata comunemente, no? Che qualcuno dice, ah ma quella danneggia, no, non danneggia, ha detto chiaramente anche il Ministro, quella fa rimanere l'acqua sulla montagna, quindi a un certo momento torna acqua, da acqua torna acqua e poi non c'è additivi, è fatto con acqua e freddo e basta, non è nient'altro. Ippolito Sanfratello, segretario della Federazione Italiana Sport Ghiaccio, olimpionico nel 2006 a Torino, anche per la Federazione Sport Ghiaccio un grande evento questi mondiali master. Sì, siamo molto contenti che anche il ghiaccio possa avere questa vetrina in Italia e che coinvolge tanti appassionati da tutto il mondo. Abbiamo anche tanti praticanti in Italia e penso che sia una cosa buona, per utile e validissima per promuovere le nostre discipline anche in un periodo importante come questo che si avvicina a Milano Cortina. Milano Cortina 2026, Mondiali Master 2024, Olimpiadi 2028, si preannuncia un bis della Valanga Azzurra. Una volta negli anni 70 la Valanga Azzurra vinceva di tutto, anche per l'Italia si preannuncia tre grandi eventi. Sì, grandi eventi, stiamo lavorando tanto con i nostri giovani atleti, abbiamo le squadre sicuramente che si faranno valere e speriamo di poter confermare quanto fatto alle ultime Olimpiadi, che è stato un grandissimo successo. They're coming also with the families, they're coming also with the kids and they participate in the competition. They enjoy physical activity and they enjoy also touristic destination. They discover the places they have, like in your country, in your region here, you have fantastic cuisine, you have amazing great history. People love to have possibility to see this, to discover the place and history here. No, I think it's very important and great. Ponte di legno, Tonale, Val di Fiemme. Risveglia i tuoi sensi. La primavera è nell'aria. Respira.
sei in Trentino. Peio, Madonna di Campiglio. Salice, fatti di sport. Val Sugana. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. Stiamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi ed invernali che parlano di mare e di montagna, sono le migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed ora anche con il nostro canale Sportador.tv sulle più importanti smart TV europee di ultima generazione. Puntata questa tutta dedicata alla presentazione dei mondiali master invernali 2024 che si terranno in Lombardia, in Valtellina, da Madesimo sino a Pellizzano in Trentino. Tante discipline sportive, abbiamo parlato con il ministro Caravaglia, con il presidente della Fisi Roda, con il presidente della Regione Lombardia Fontana, con il mitico Sergei Bubka, il grande saltatore, un olimpionico che è veramente un nome importante nel mondo dello sport. E quindi ci prepariamo per questo grande evento 2024 che sarà un anticipo di quello che saranno poi nel 2026 i giochi olimpici, per poi arrivare anche ai giochi olimpici giovanili del 2028. Grazie per averci seguito, maggiori informazioni sul nostro sito sportador.tv. Ciao a voi che ci avete seguito, Gianluca Poindig per il montaggio di questa puntata e Marco Roma per le riprese di questo speciale televisivo che abbiamo visto tutto, che si è tutto realizzato qui nel Palazzo della Regione Lombardia, nel centro di Milano, al 39° piano del famoso Pirellone. Ciao e alla prossima occasione, da Floriano Moboni. In collaborazione con Ponte di Legno, Tonale, Val di Fiemme, Peio.